Buongiorno ragazzi e bentornati in quella che è la morning routine da mamma. Questa è una tipologia di video che mi chiedete veramente spesso e io ho sempre piacere a farla perché mi piace tantissimo. Dunque, solitamente durante la settimana che Alex va a scuola mi sveglio intorno alle 6:30, quindi inizio diciamo la mia routine di pulizia intorno alle 7:15. Prima di tutto ovviamente preparo la colazione per i bimbi, anche se comunque c'è Maria che controlla il gas. Quindi Alex solitamente prende sempre il latte con la sua briochina o i Kellogg's e i cucciolotti piccoli invece solitamente la scodellina con il latte caldo e dentro i biscottini sciolti. Dopodiché porto fuori Cookie perché anche lui ovviamente ha le sue necessità e poi inizia a fare la routine diciamo di pulizie veloci della mattina. Quindi come sempre inizio dalla zona soggiorno dove sistemo cuscini, coperte, passo comunque sempre il rullo anche se la sera lo lavo per bene il divano, però insomma Cookie comunque durante la serata sale, quindi passo sempre il rullo così sono sicura che il divano è bello pulito. Dopodiché sistemo per bene i cuscini, io adoro mettere i cuscini sul divano, lo riempirei di cuscini ma ovviamente poi non diventa più fattibile. Ecco, stendo l'asciugamanino rosa dove solitamente vestiamo i gemelli per comodità e dopodiché preparo la zona gioco dei piccolini, quindi li preparo. Vedete i contenitori con dentro i vari giochi divisi per cestini, la cucinetta, tolgo i coperchi e lascio pronto per il gioco perché loro appena si alzano vanno sul divano e poi vanno a vedere i loro giocattolini sempre accompagnati dai loro peluche. Liam come Alex ha un peluche a forma di coniglio e Nathan invece ha un asinello ed ecco qua che vi inquadro Nathan mentre fa colazione. Dopodiché ragazze proseguo con la camera da letto, quindi se non devo cambiare le lenzuola che solitamente le cambio il giovedì nella mia camera, il venerdì nella camera sotto e Maria solitamente il lunedì, quindi se non devo cambiarle semplicemente sbatto un po' i cuscini, sbatto un po' il lenzuolo, vedete che sto sbattocchiando e faccio per bene il letto, sbatto sempre anche la copertona, quella leopardata che vedete spesso nei video perché comunque Cookie sale e quindi io preferisco sempre sbatterla, farle prendere un po' d'aria fuori. Infatti se notate non c'è perché quando porto Cookie fuori a fare i bisognini solitamente sbatto la coperta e la lascio qualche minuto fuori ad arieggiare. Quindi ora proseguo col rifare il lettone grande, mettere bene i cuscini. In questo caso avevo tolto le federe da due cuscini perché comunque sono stata raffreddata. Infatti se sentite la mia voce durante le clip che è un po' così è perché ho avuto un bel abbassamento di voce. Ora inizio diciamo a stare meglio. Quindi ovviamente preferisco quando comunque stiamo poco bene cambiare le federe più spesso perché sono quelle che comunque vanno più a contatto con bocca e naso. Fatto e detto ciò, proseguo col rimettere la copertona che è questa qui, l'adoro, lo sapete, double face, quindi ho due fantasie, ma quella, la parte che piace di più a me è questa qua leopardata. Dopodiché rifaccio i lettini gemelli, stesso procedimento, sbatto per bene le coperte, sistemo i cuscini. Insomma, mi do un po' da fare qui nella camera, passo sempre l'aspirapolvere e poi lavo a terra. La mia routine di pulizie mattutine si conclude entro le 7:35-7:40 perché poi mi preparo al volo, poi devo accompagnare Alex e per le 8 deve essere fuori da scuola che per fortuna dista solo un paio di minuti da casa, quindi per me è veramente fondamentale agevolarmi con più cose possibili la mattina anche perché sono più carica, mi piace vedere comunque i letti fatti, mi piace sapere che ho sistemato ed esco tranquilla perché magari poi ho delle mattine in cui ho delle commissioni o magari porto fuori i piccolini o magari devo fare un po' di spesina. Quindi so che vado tranquilla, mi concedo magari anche il mio caffè al bar perché so che comunque ho lasciato casa tutta sistemata, poi si sa c'è sempre qualcosa da fare ma insomma il grosso, gran parte delle faccende le ho fatte, motivo per cui io ormai da anni, da quel che mi ricordo, faccio sempre così. Questo mi ha sempre agevolato sia i periodi di scuola sia il periodo che siamo a casa con mia mamma.
Quindi per me questa è la mia organizzazione top. Ovviamente ognuna di noi ha la propria, ognuna di noi deve trovare la sua routine, diciamo quello che le fa stare meglio. Ed ecco qui che ho finito le pulizie in camera, ovviamente lascio arieggiare almeno un'oretta, mi piace tantissimo, e dopodiché mi dedico al bagno. Io il bagno, lo sapete, lo pulisco sia la sera che la mattina. La sera perché comunque dopo i bagnetti a tutti e tre i bambini, Alex comunque è grande, quindi non bagna, non succede nulla, ma insomma quando lavo i gemelli c'è sempre, sempre, credetemi, acqua ovunque, e quindi comunque di cose devo lavare a terra e quindi do sempre una passata veloce ai sanitari. Io da sempre il bagno lo pulisco una volta al giorno, da quando ho i piccolini due volte al giorno, quindi la mattina lo pulisco un po' più a fondo, la sera comunque pulisco sempre la doccia, di modo che poi la mattina sono più veloce, avendo comunque a disposizione poco tempo perché poi devo appunto accompagnare Alex a scuola. Quindi sono qui che vedete che sistemo, c'è sempre cose ovunque, cose magari di mio marito che va via la mattina prima, delle volte prima che ci alziamo, delle volte in contemporanea a quando ci alziamo lui è pronto, ci saluta, si fa il caffè e va al lavoro, quindi c'è sempre qualcosa in bagno. Eccomi qua che pulisco un po' il top del bagno, sistemo, riassetto, insomma credetemi che come mi dite anche voi spesso c'è sempre qualcosa da fare. In questo caso sto sistemando il filo al di sotto del mobile dove c'è lo specchio, perché è un filo che permette di collegare una scopa extra in parte al mobile del bagno, che per il momento l'ho tolta perché l'ho portata al piano di sotto, però è molto comodo avere quell'attacco e quindi per il momento voglio lasciarlo. Quindi ragazze, detto questo, io continuo, proseguo con la pulizia del bagno. In questo periodo sto utilizzando un detergente per i pavimenti della Riome l'aceto, però vi dirò, ce ne vuole ancora un po' per finirlo e mi ha un po' stancata. Ed eccomi ora che finite le pulizie in bagno, vado sempre al piano di sotto, perché comunque lo sapete, faccio almeno 3 lavatrici e 3 asciugatrici al giorno, quindi la prima la faccio partire intorno alle 7:15, 7:20 la mattina e aziono l'asciugatrice con la lavatrice che è andata la sera prima, che accendo, aziono solitamente dopo le 19. Quindi ora accendo l'asciugatrice, carico una lavatrice e così mi agevolo anche per quanto riguarda lavaggio panni. Dopodiché do sempre una controllata alla cameretta di Alex. Ora mi sa che non vi ho lasciato la clip, ma solitamente, essendo che l'asciugatrice è vicino alla cameretta, do sempre un'occhiata, sistemo se ha lasciato fuori qualcosa, ma solitamente lui la sera comunque devo dire che riordina abbastanza. Ovviamente lascia sempre qualcosa fuori, quindi poi la mamma passa e toglie, anche perché a me non mi piace vedere oggettistica in giro, essendo che comunque gli ho creato un bel armadio dove poter riporre tutti i giochi, tutte le cose di cancelleria. Una volta fatto anche questo passo, torno al piano di sopra dove mi occupo di riassettare la cucina, che sebbene io la sera la lasci bella pulita e riordinata, la mattina appena si alzano i bimbi torna al punto di partenza. Quindi dopo che loro hanno fatto colazione io pulisco, metto se ci sono delle stoviglie, assolutamente sì, perché comunque sapete mio marito cena più tardi e io la sera preferisco farmi due chiacchiere piuttosto che pensare ai piatti, vi dico la verità, quindi magari li lascio nel lavandino e poi la mattina li ripongo. Quindi dopo aver fatto questa operazione preparo la pappa per la cena dei gemelli. Sapete che la sera ancora mangiano la pappa, quindi facciamo cucinare le verdure la mattina, gli aggiungo gli omogenizzati, frullo e metto la pastina, così poi la pappa per la sera è pronta. Mentre a pranzo cerco di fare sempre qualcosa che a loro sia gradito, quindi riso, pasta, ragù, risotti un po' diversi. Ecco, invece la sera ancora preferisco dargli la pappa. Quindi ragazze, eccomi qua che sistemo, in questo caso sto lavando qualche ciotola che utilizziamo la sera per la frutta, le patatine o lo snack serale, perché comunque avevo la lavastoviglie abbastanza piena e io preferisco azionarla sempre dopo le 12, quindi poi per poi svuotarla intorno alle 15 prima di andare a prendere Alex a scuola. Quindi ho lavato quelle 4 cosine in modo che poi mi stessero i piatti del dopo pranzo.
E infatti ecco che vado avanti. Se vedete nell'inquadratura quello straccio, insomma, canovaccio bianco appeso alle maniglie, è perché ogni tanto lo devo mettere, semplicemente così, perché i gemelli pensano che i cassetti siano bloccati, anche se magari più delle volte è semplicemente appeso, ma vederlo lì per loro significa che è una zona chiusa. Eccoli qua i miei cucciolotti che stanno giocando. Alex, dopo che fa colazione, gioca sempre con i fratellini. Ed ecco l'inquadratura della cucina abbastanza sistemata. Dopodiché corro in bagno e accompagno Alex a scuola. Ecco conclusa la mia routine e noi ci vediamo tra poco per i saluti. Spero tanto che la mia routine da mamma vi stia piacendo. Buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo video. Come state? Come potete sentire, io sono un po' cotta. Allora, ho passato un weekend tra raffreddore, mal di testa e un po' di congestione. Da ieri sera mi si è anche abbassata la voce. Adesso ho gli occhi così, ma perché c'è molta luce, infatti, nonostante abbia piovuto. Difatti avevo gli occhiali, adesso piano piano mi si aggiusta. Allora, oggi è lunedì, è il 27 marzo e sono appena le 8 e un quarto. Stamattina vi ho registrato un po' la morning routine da mamma e adesso sono fuori da Aldi praticamente perché devo andare a prendere due o tre cose che mi mancano a casa, come sempre la frutta e qualche altra cosina, ma piccolezza insomma. Adesso penso che in questo quarto d'ora andrò a prendermi un cappuccino perché ne sento proprio la necessità. Allora, la morning routine da mamma so che è una tipologia di video che piace a molte e vi ho fatto un po' vedere quello che faccio in casa prima di accompagnare Alex, di modo che io dopo abbia, diciamo, tutto il tempo e la calma di poter fare commissioni, spesa, oppure semplicemente stare a casa con i gemelli giocando. Lo sapete, io mi metto sempre a terra sia mattina che pomeriggio con i piccoli a giocare oppure a cucinare, insomma, questo è il mio metodo per portarmi avanti e comunque farmi stare più serena e stare dietro, diciamo, almeno alla routine giornaliera, anche perché stando così più di tanto non ho fantasia, ovviamente, quando non si sta bene, insomma, se si deve fare, si fa almeno l'indispensabile per quanto mi riguarda. Detto questo, ragazze, buongiorno, buon inizio di settimana, cominciamo questo lunedì assieme. Rieccomi, ho in braccio Nathan. Vi faccio vedere quello che ho preso da Aldi. Ho speso 43 euro e ho preso biscottini per i bambini, per tutti e tre questi qua di Galbusera a 1,99 euro. Sono buoni? Vuoi dire che sono buoni? Sì. Poi ho cambiato i jeans che avevo preso la scorsa settimana. Adesso prendi anche te la mamma. Sì. Patatine, 1,09 euro. Il solito formaggio, formato da chilo di Similfeta, 7,99 euro. 4 yogurt bianchi a 29 centesimi. Ora lo vai a mangiare con la nonna. Va bene, vai, vai. Vieni tu. Bene. Ecco Liam. 2,49 euro, 2 kg di patate. 99 centesimi, 2 confezioni di latte. 1,29 euro, 2 confezioni di gallette. Queste qui al mais, ne ho prese due. Ho preso un 8 kiwi, erano a 2,49 euro al chilo. 1,69 euro, 150 grammi di formaggio grattugiato. In offerta 2,99 euro il marcinato, mezzo chilo, che magari in questi giorni faccio le polpette.
preso una decina scarsa di mandarini a 2,99 al chilo, altri yogurt, in tutto 4, succhi di frutta all'ace 1,79 euro, no? Così amore. Di passata 89 centesimi, no in bocca, non va in bocca. Burro 2,25 euro, 1,49 euro, stracchino che metto ai bambini sulle gallette pomeriggio, grazie. 49 centesimi una baguette, 99 centesimi pane in cassetta. L'ultimo yogurt, 99 centesimi, 200 grammi di salata, sì, lo yogurt, l'altro cartone di latte, 1,89 il prosciutto per fare il toast e 2,99 busta, 2 kg di arance, ne ho presi 2. E basta, questa è stata la spesina di integrazione, ho speso appunto 43 euro. Adesso la sistemo e ci rivediamo dopo. Natana tavola, vieni! Eccomi, sono le 12:30, i gemelli sono nei lettini, ancora non dormono, stanno giocando e io nel frattempo piego le cose che ho in questa bacinella e ho azionato un'altra asciugatrice, ho i capelli pietosi, spero stasera di avere la fantasia di lavarli perché sono veramente orridi, diciamo così, soprattutto qua, però ci sta, insomma, non sto tanto bene e non ho tanta voglia di lavarmi, vi dico la verità, ma stasera me la devo far venire. Allora, noi abbiamo mangiato, ho fatto pasta, patate e provole, è venuta veramente buonissima, molto cremosa, anche i gemelli l'hanno mangiata, Nathan come sempre capriccia, ma lui lo fa per qualsiasi cosa quando si tratta di mangiare. E niente, poi ho finito adesso di fare tutte le pulizie e il riordino, ma non ho ripreso perché comunque vi ho girato già più di un video in cui riprendevo le pulizie post pranzo. E quindi possiamo anche
si chiama Nathan, lei lo soprannomina Cocco e gli dice che sono dei pagliaccetti. Comunque ragazze, detto questo, spero di avervi tenuto compagnia, spero che la morning routine vi sia piaciuta. Come sempre vi abbraccio, vi mando un abbraccio grande, ringrazio tutti i nuovi iscritti perché piano piano stiamo crescendo e ci stiamo avvicinando ai 7000, anche se manca ancora un pochino. E niente, quindi ci vediamo nel prossimo vlog, spero di stare meglio. Vi mando un bacio, un abbraccio e alla prossima.